Per quasi due decenni i migliori ingegneri e scienziati incaricati dalla NASA, dall'ESA e dall'Agenzia Spaziale Canadese hanno costruito il più grande e migliore telescopio spaziale mai realizzato. Il 25 dicembre 2021 il James Webb Telescope ha iniziato il suo viaggio in orbita a circa 1,6 milioni di chilometri dalla Terra. Mai prima d'ora gli esseri umani avevano collocato un telescopio così in profondità nello spazio. Già durante la sua costruzione il telescopio Webb stava sbaragliando tutto ciò che era stato fatto prima. La tecnologia, con 18 specchi a nido d'ape placcati in oro, è una vera e propria rivoluzione nel campo della tecnologia dei telescopi. La missione di Webb ha avuto un inizio brillante nell'estate del 2022. Già le prime immagini furono travolgenti, e da allora l'enorme comunità di fan attende ogni nuova immagine del super telescopio. Oggi tracciamo un piccolo curriculum e diamo un'occhiata a 10 delle scoperte più affascinanti e inspiegabili. Per prima cosa vorremmo chiederti un piccolo contributo. Le opinioni dei nostri spettatori sono molto importanti per noi. Lasciaci un commento dopo il video. Dici cosa ti ha particolarmente colpito di queste scoperte o cosa pensi del video in generale. Se sei iscritto, ti regaleremo un cuore per ringraziarti e metteremo in cima alla pagina il tuo contributo. Assicurati di essere già iscritto, di aver messo mi piace al video e di menzionare entrambe le cose all'inizio del tuo commento. Ecco la prima scoperta del James Webb Space Telescope. Le galassie più antiche. L'eccitazione tra gli astronomi era alta. In estate tutti attendevano con ansia la pubblicazione delle prime immagini. Gli addetti ai lavori sapevano benissimo che una delle prime immagini di James Webb sarebbe stata un'immagine di caduta profonda con segnali luminosi provenienti dalle galassie più antiche dell'universo. Quando le immagini sono state finalmente rilasciate, si è scatenata la corsa alle scoperte più interessanti. Ben presto i ricercatori si rallegrarono di aver trovato galassie con valori di luce rossa di 10,5 e 12,5 Z. Ciò significa che queste galassie esistevano già 350 milioni di anni dopo il Big Bang. Poco dopo, le notizie cominciarono a fioccare. Con la scoperta di galassie che presentavano valori di spostamento della luce rossa fino a 20 Z, fu chiaro che il cosmo si era sviluppato in modo completamente diverso da quanto ipotizzato finora. Galassia di Schrödinger. Il 22 ottobre i ricercatori dell'Università di Harvard hanno presentato una galassia molto antica che ha superato tutte le scoperte precedenti. La galassia CIRS 1749 ha mostrato con circa 16,4 Z non solo un'età insolitamente elevata, ma ha posto i ricercatori di fronte a un mistero insolubile completamente diverso. Una seconda misurazione ha dato come risultato un redshift di 5 Z. Quindi questa galassia sarebbe molto più vicina a noi e molto più giovane di quanto ipotizzato in un primo momento. I risultati delle misurazioni si sono ripetuti e a volte questa galassia sembra apparire in un luogo e in un tempo di 13,5 miliardi di anni fa. Poi improvvisamente la galassia appare più giovane di qualche miliardo di anni. Questa circostanza è estremamente curiosa e valsa a CIRS 1749 il soprannome di galassia Schrödinger. Ispirato al gatto di Schrödinger, questo nome significa semplicemente che CIRS 1749 potrebbe esistere in due luoghi e in due tempi contemporaneamente. Nascita della terza stella. Nel novembre del 2022 il telescopio spaziale James Webb ci ha deliziato con un'immagine di una nube colorata a forma di clessidra. Al suo centro si trova una stella molto giovane. La protostella, denominata L1527, è stata fotografata con la NIRCam di Webb. Questa fotocamera per il vicino infrarosso è il grande vantaggio del nuovo telescopio. Hubble, ad esempio, non ha a bordo una tecnologia simile e lavora esclusivamente con sensori ottici, il che significa che il gas o la polvere nello spazio possono facilmente interferire con la nitidezza delle osservazioni. La protostella di questa immagine ha 100.000 anni. Dopo 500.000 anni di evoluzione, la stella avrà attirato una massa sufficiente per avviare la fusione nucleare e inizierà a brillare. Quintetto di Steven. Anche Hubble aveva già fornito un'ottima immagine del gruppo di galassie Quintetto di Steven.
Ma Webb, grazie alla sua potente fotocamera a infrarossi e ad altissima risoluzione spaziale, è stato in grado di mostrare questo sorprendente raggruppamento di 5 galassie in modo più dettagliato che mai. Tra gli esperti, le 5 galassie del quintetto di Stephen sono note anche come gruppo compatto Hixon-92, o HCG-92 in breve. Sebbene si riferisca a un quintetto, solo 4 delle galassie stanno facendo la danza cosmica, mentre un'altra è leggermente in disparte. I ricercatori sospettano che gruppi di galassie come questi fossero molto più comuni nell'universo primordiale. La galassia superiore, denominata NGC-7319, ha un nucleo costituito da un buco nero supermassiccio, che è anche un quasar. Questo eccezionale fenomeno cosmico, con circa 24 milioni di masse solari, emette un'energia luminosa equivalente a quella di 40 miliardi di soli. I quasar producono la loro radiazione che si estende per miliardi di anni luce, molto probabilmente grazie a particelle accelerate che colpiscono un fronte d'urto e poi vengono bruscamente decelerate. Questo effetto rilascia in un primo momento radiazioni nella gamma dei raggi X. Solo in un secondo momento si sviluppano anche altre componenti di radiazione a onde lunghe che noi conosciamo come luce. I pilastri della creazione. All'interno della gigantesca nebulosa Aquila, nell'ottobre del 2022, Webb ha rilevato una formazione che già conoscevamo grazie ad Hubble, solo che il nuovo telescopio ha reso questo fenomeno cosmico noto come pilastri della creazione molto più nitido e chiaro che mai. Naturalmente i ricercatori sperano di ottenere molto di più da questi panorami che non solo impressioni uniche di bellezza e fascino. Gli astronomi sperano di imparare di più sulla formazione a 6500 anni luce di distanza grazie alla tecnica di Webb. Le sfere rosse luminose nell'immagine, che appaiono appena fuori dalle colonne, sono giovani stelle che si sono formate quando enormi raccolte di gas e polvere sono collassate sotto la loro stessa gravità. Le linee ondulate sono espulsioni di stelle ancora più giovani e ancora all'interno del gas e della polvere. Si stima che abbiano solo poche centinaia di migliaia di anni. Il primo esopianeta. Il James Webb Telescope è stato progettato non solo per scrutare l'inizio del cosmo, ma anche per rivoluzionare lo studio degli esopianeti. Questi ultimi sono estremamente difficili da individuare nella vastità del cosmo, perché sono minuscoli e non emettono luce. Grazie alla posizione profonda nello spazio e alla strumentazione ultrafine, Webb sarà finalmente in grado di scansionare per la prima volta le atmosfere dei pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Per provare la tecnica di Webb, gli scienziati hanno prima osservato il pianeta HIP-6542-6b. Successivamente l'immagine è stata ricalcolata utilizzando diversi filtri. Ognuno di essi evidenzia diverse lunghezze d'onda. La radiazione luminosa e i riflessi permettono di trarre conclusioni sull'età, la massa e le caratteristiche della superficie. Grazie a questa tecnica ora sappiamo che HIP-6542-6b ha circa 14 milioni di anni. È caldo tra i 1000 e i 1400 gradi e ha una massa da 6 a 12 volte quella di Giove. Affinché il pianeta possa essere fotografato così bene, un altro strumento, chiamato coronografo, rimuove la luce di disturbo della stella centrale. È un po' come bloccare la luce accecante del sole con la mano per vedere meglio qualcosa nelle immediate vicinanze in una luminosa giornata estiva. Anidride carbonica in un esomondo. Con WASP-39b, James Webb ha individuato il prossimo esopianeta. A una distanza di circa 700 anni luce dalla Terra, questo pianeta orbita attorno a una stella simile al nostro Sole. Ben presto fu chiaro che si trattava di un pianeta gassoso, con una massa pari a quella di Saturno e una temperatura insolitamente elevata per un pianeta gassoso, 900 gradi. Nel 2011 WASP-39b è stato scoperto per la prima volta. Nel nuovo studio di Webb, i ricercatori della Johns Hopkins University sono riusciti a rilevare qualcosa nell'ambiente del pianeta che rappresenta una stranezza assoluta nello spazio. Anche in questo caso è grazie all'analisi dello spettro cromatico nel vicino infrarosso che Webb è riuscito a fornire la prima prova certa della presenza di anidride carbonica nell'atmosfera di un esopianeta. L'anidride carbonica è uno degli elementi chiave nella ricerca della vita nello spazio.
Se Webb riuscisse a rilevare un pianeta roccioso con anidride carbonica nella sua atmosfera, le possibilità di scoprire il primo esopianeta con vita aumenterebbero enormemente. Giove appena scoperto. Quando questa immagine è stata resa pubblica, all'inizio molti hanno pensato: Nanu, in qualche modo questo oggetto mi sembra familiare. E poi no. Gli appassionati di Giove, invece, hanno sicuramente riconosciuto subito il loro pianeta preferito da questa macchia prominente. Nelle immagini scattate con l'aiuto della Near Infrared Camera, la macchia rossa è rappresentata in bianco. Anche gli altri colori di Giove appaiono molto diversi dal solito a causa del filtraggio. I filtri permettono di trarre conclusioni su particolari dettagli. Mai prima d'ora, ad esempio, le enormi aurore a nord e a sud sono state così chiaramente visibili. Inoltre, l'immagine offre una visione degli anelli di gomma del pianeta e di due delle sue lune. La galassia della ruota dentata. Tra le scoperte meno conosciute, ma non per questo meno emozionanti, c'è questo vortice galattico. La galassia Cartwheel non ha solo un aspetto estremamente agitato e leggermente caotico. Questo insieme di stelle ha molte cose in ballo. I ricercatori hanno già scoperto in passato che due galassie si sono scontrate qui circa 1 miliardo di anni fa. Finora i dettagli erano oscurati dalla polvere cosmica creatasi durante la collisione. Ma per le fotocamere a infrarossi di Webb, penetrare questo strato di polvere non è stato un problema, e così la galassia, che è stata appena colpita duramente, per gli standard cosmici, si mostra qui più chiaramente che mai. Gli scienziati sospettano che la galassia Cartwheel facesse un tempo parte di una grande spirale come la Via Lattea, prima di essere attraversata da un'altra galassia. Il nome Cartwheel deriva dall'anello interno luminoso e dall'anello esterno colorato, che fanno assomigliare la galassia a una ruota dentata. Impronta digitale cosmica. Alcune delle scoperte di Webb sono riedizioni di vecchie immagini. Questa scoperta invece è completamente nuova. L'immagine mostra 17 anelli di polvere concentrici che provengono da una coppia di stelle a circa 5.000 anni luce dalla Terra. Tra gli esperti, la coppia è conosciuta anche come Wolf-Rayet 140. Gli anelli si sono formati a causa della danza delle due stelle e della collisione dei venti stellari che li soffiano nello spazio. La polvere si è formata per compressione. Ogni 8 anni circa le stelle si riuniscono nelle loro orbite e formano un nuovo anello di polvere, come gli anelli di un albero. Grazie allo spettrometro MIRI a bordo di James Webb, gli astronomi non solo hanno potuto osservare questo fantastico spettacolo cosmico, ma anche analizzare la composizione della polvere. È davvero incredibile quello che è possibile fare grazie al nuovo telescopio. Gli scienziati stanno ottenendo così tanti nuovi dati e approfondimenti che saranno impegnati per decenni nella ricerca e nella spiegazione delle scoperte più impossibili e folli. Ovunque Webb fornisca dati, di solito emergono contemporaneamente molte nuove domande. Dici ora quale di queste scoperte ti ha affascinato di più o quale immagini vorresti conoscere meglio. Forse hai delle conoscenze astronomiche che vorresti condividere con noi? Siamo felici di ogni contributo e ti auguriamo buon divertimento. Alla prossima con The Simply Space!